Buonasera, buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube del gruppo Facebook Svapo e Musica Club. Gruppo Facebook al quale vi invito ad andare ad iscrivervi, vi invito ad iscrivervi a questo canale, vi invito a venire a seguirci sulla pagina di Instagram, vi invito anche ad andare ad ascoltare la musica sulla playlist di Spotify. Troverete in link tutto quello a cui vi invito ad iscrivervi. Non troverete invece il link in descrizione di dove dovete invitarmi voi a cena, perché io mangio come un bufalo. E buonasera. Buonasera, io sono Filippo. E, qualche tempo fa riceviamo come gruppo sulla pagina Instagram, appunto, un messaggio da Augvape, il quale chiede se siamo interessati ad avere i loro prodotti, eccetera, eccetera. La mia risposta, perché ho risposto io, è stata sì, purché conosciate la prassi del nostro canale, cioè se il prodotto è interessante ne parleremo, altrimenti non ne parleremo. Loro mi rispondono, scusa, non ho capito, e io gli rispondo, guarda, la cosa è semplice, se ti va di mandare il prodotto lo mandi, ok? Se riteniamo che sia buono ne parleremo, se riteniamo che non sarà buono non ne parleremo, non faremo nessun tipo di pubblicità né positiva né negativa, quindi parleremo solo del fatto che se è una cosa positiva. Passa del tempo, perché questa cosa è successa, forse non vorrei dirvi, ma faceva ancora ben freddo, quindi si parla di diverso tempo fa, appena era ancora bello inverno. Un mese fa circa ritorna alla carica Augvape e dice: allora che cosa hai pensato? Ho detto: forse non avete capito che siete voi che dovete pensare. Se decidete che volete mandare la merce, potete tranquillamente mandarla sapendo che... Ah, ok, mi lasci l'indirizzo. Io lascio l'indirizzo. E circa 15 giorni fa, 20 giorni fa, è arrivato questo. Merlin Nano. Parto da questo presupposto. Trovatelo dove lo dovete trovare. Questo è un atomizzatore che dovremmo avere a casa tutti. C'è stato un momento in cui tutti a casa avremmo dovuto avere una Pico Squeeze. C'è stato un momento in cui, secondo me, tutti a casa avremmo dovuto avere una Vapor Storm, anche oggi. Probabilmente ci sono, non so, tutti dovremmo avere un Etna. Tutti. Questo è un prodotto che credo che troverete, diciamo, tra i 30 e i 40 euro, dipende dove lo troverete. Questo è un prodotto della Madonna. Fa un po' discutere il fatto che è un prodotto che assomiglia molto a un altro prodotto. Vi informo di una cosa: i cinesi copiano. È proprio loro prassi, per loro copiano. E però fanno delle cose per magari provare a sistemare alcuni difetti che secondo loro ci sono rispetto a quello che stanno copiando. Questo è la copia di un dwarf, va bene, o hanno aggiunto 2 mm al dwarf piccolo da 16, o hanno tolto 4 mm al dwarf normale da 22. Ne esce quello che si chiama scatola, ok, spare parts, che adesso guardiamo un secondo. Ne esce quello che si chiama Merlin Nano, va bene, che è un atomizzatore tank da 18. Ok, come notate la forma in effetti è molto simile, non si limita a questo. Ora io, ragazzi, farne un clone di qualcos'altro eccetera, anche no, ok? Questo è un prodotto che è stato copiato esattamente come... Questo è un prodotto che ha preso ispirazione esattamente come qualcun altro ha preso ispirazione da Hellfire per fare dei prodotti della Madonna, qualcun altro ha preso ispirazione da i ragazzi di Doggy Style, chiedo scusa che mi scappo come si chiama, per fare il Siren, il Panodat, l'Ashtur, sono tutti uguali, qualcuno poi ha preso ispirazione dal, non mi ricordo più che cosa, qualcuno ha preso ispirazione dal Kaifun, dal KL per fare poi dal KLP per fare poi delle situazioni che assomigliavano, qualcuno ha preso ispirazione dai Kaifun per fare dei prodotti che assomigliano. Ora non ho più voglia di fare nomi,
È un atomizzatore, non si inventa assolutamente un cazzo, ma siccome probabilmente non costerà un cazzo e non costa un cazzo, ragazzi, io l'ho provato con delle misture chiare ed è una bomba, ma è veramente una bomba. Probabilmente l'atomizzatore è meglio, è pericoloso quello che sto dicendo. Comunque gli va molto 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 vicino ad essere meglio anche rispetto al prodotto a cui si ispira, ok? E mi dispiace perché, tanto per essere chiari, a me Edward, soprattutto quello da 16, mi piace da morire. Ha una cosa questo, avendo la campana leggermente più ampia, adesso la vediamo, tende a seccare un po' di meno. Quindi io ci svapo dentro al Dwarf da 16 dei prodotti che voglio strasseccare perché voglio quel tipo di sensazione. Qui dentro lo stesso tipo di aroma risulta leggermente meno seccato, ma siccome seccare un aroma significa togliere dell'aromaticità, ovviamente questo dà un'aromaticità leggermente maggiore. Parto dal drip tip, che è, ragazzi, il drip tip più comodo di serie che io abbia mai visto. È perfetto alla lunghezza corretta, allo spessore corretto, al foro interno corretto. Non ho altro da aggiungere. Questo drip tip non lo cambierò mai. Aggiungo che se ne troverò degli altri, li comprerò prima possibile. È un 510, ovviamente, eccetera. Si apre e vedete qual è la noce della questione, ok? Ma ne parliamo un secondo dopo. Qui si svita anche qua, va bene, dando un sopracampana che in effetti ricorda ancora quello del cos, quello del, come si chiama, del dwarf, il vetrino. Volendoci dentro al coso ci trovate il vetrino ciccione che a me mi fa cagare. Nel coso ci trovate anche l'O-ring che adesso magari poi utilizzeremo. Io adesso lo richiudo qui nella fattispecie e guardiamo un secondo il deck. Ripeto, che è insomma, che è oggettivamente, richiama oggettivamente qualcos'altro. Però. Allora, il richiamo è dato anche proprio dai materiali, nel senso che il Dwarf da 16 è fatto esattamente identico con questa parte in materiale plastico, potenzialmente POM, e la parte superiore della campana in metallo. Ok? Questo c'ha un innesco fatto apposta in modo che tu lo debba mettere nella posizione corretta, eccetera, eccetera. Il deck assomiglia anche in questo caso a quello del dwarf, ma è leggermente diverso. E queste diversità, ragazzi, lo rendono comunque un prodotto diverso da qualcos'altro. Cioè, io veramente non riesco a. Non, io non riesco a recuperare. Cioè, è un atomizzatore che sicuramente si ispira a un prodotto che funziona da Dio. È logico che i cinesi facciano cose di questo genere. Io lo trovo abbastanza normale. E la cosa è che funziona da Dio e non costa una beata minchia. C'è più di qualcuno che mi scrive che probabilmente dovrei essere meno volgare nei miei video. Io penso che la volgarità sia altro, non siano le parolacce fanno parte di un modo easy e slang che vorrei mantenere in questi video. La volgarità è altro. E io mi trattengo molto per evitare di non essere volgare, come invece vedo fare da molte parti. C'è un accrocchio sotto coil che voi vedete che si toglie. E questa viene tenuto da un O-ring, che probabilmente adesso così vedete. Ma che bravo che sono! Ok, che si infila e per me non va cambiato. Non è particolarmente fisso, è un po' una porcheria, però ammetto, una volta che avete messo la coil, lei resta dove deve restare. Dentro le spare parts ce ne sono di altri modelli, c'è il solito cacciavite del cazzo che costerà 30 euro, poteva costarne 29 e toglievano la merda di cacciavite. Ci sono delle coil, ci sono un po' di O-ring, c'è un po' di tutto, insomma. All'interno ci sono degli altri fori sotto coil, uno sembra leggermente più grande, uno sono addirittura due forellini
grandi come questo, che io credo sia da 1.2, va bene, o forse da 1, sì, forse da 1, ma insisto, per me quello che c'è lì dentro rende il tiro perfetto. Questo, esattamente come il Dwarf, non ha un tiro, come si chiama, non ha il tiro regolabile, lo potete regolare solo da quei, da quelle cose sotto coil che vi ho fatto vedere, ok? Niente, nel frattempo c'ho il computer che si spegne per i cazzi suoi, non lo so. Resta quello che resta. Quei due scassini sono i due scassini nei quali si deve mettere il come si chiama? Il jig per metterci la coil. Io adesso faccio la mia coil e poi torno subito. Eccoci qua. Soliti baffetti. Allora, punta da facciamo 2, ok? Guardate ragazzi, funziona anche bene con quella da 2.5, da 1.5. Io non mi spingerei sulla punta da 2.5, io la preferisco più piccola, tanto per essere chiari, tanto per essere onesti, c'è la mia solita punta da 1.8, quindi è quella via di mezzo che c'è fra l'1.2, fra l'1.5 e i 2. I baffetti vanno tagliati in questa maniera. Allora, prima vi dicevo, a differenza del dwarf, c'è questo, vedete quello scassetto che vedete, perfetto, nel deck, all'interno del deck, all'altezza di dove ci sono le viti, ci sono dei buchini, quei cosi là va infilato di modo che sia giusto il coso. Ora io ci provo con la pinzetta, già so che non riuscirò a farlo, ve lo dico già, io di solito lo faccio in un'altra maniera. Comunque questo si appoggia all'interno, ma dai, tutto sommato credo di esserci riuscito, ok? Forse ce n'è anche troppo di cotone, ma non importa, ok? Potete farlo anche come dwarf se volete, non cambia niente, però lo spazio è leggermente più angusto rispetto al dwarf, quindi onestamente mi viene meglio in questa maniera. State attenti a non attivare nel frattempo, visto che io ho la box accesa, ok? Togliete un po' di cotone, ripeto, non fate altro, non è il mio quello, io lo faccio in un'altra maniera di solito, io lo faccio così, ok? Vediamo se riesco a mettervi a vostro favore con il dito, mi accompagno con una cosa sottile e poi lo infilo, va bene? Io vado meglio così. Ragazzi, non a favore di telecamera, vi assicuro che voi lo fate in un dodicesimo, in un millesimo di secondo, e l'atomizzatore è veramente, veramente di facile rigenerazione, ma veramente di facile rigenerazione. C'è quello che tiene bloccato il filo, c'è tutto quello che c'è. L'unica roba che rompe le palle è quel coso quella regolazione del flusso, che in effetti dà un po' fastidio, ecco, mettiamola così. Comunque, una volta che avete infilato, dovete beccare, guardate, come il dwarf funziona, che la realtà, siccome vedete che arriva lì, quello è il forellino dove arriva il cotone, bene, lì pesca il liquido, non dovete fare altro che fare in modo che quella parte sia ben ostruita dal cotone, mettiamolo su. Questo è un atomizzatore che è praticamente impossibile che pisci. Allora, per la prima volta lo assaggio, io l'ho assaggiato con diversa roba, lo assaggio con qualche cosa che è una via di mezzo fra uno scuro e un chiaro. Ci sto mettendo il Borkum Black di Blandfield, che è una miscela di Kentucky, Perit, c'è del barley rosso se non mi ricordo male, quindi è una mistura diciamo semi chiara, va bene, con delle note leggermente scure date dal Kentucky eccetera, cioè lo sto provando con qualche cosa che gli dà qualcosa in più, ecco. La roba comoda rispetto al dwarf, appunto, è che non potete mai sbagliare dove mettere, non che col dwarf si sbagli, però non potete mai sbagliare dove mettere quei cosi. Una volta bagnato il cotone, che io l'ho fatto, ok, tappate con il tappino sopra. Insisto, quella divisione, eccetera, è quello che lo rende così tanto simile al dwarf.
Qui la campana è leggermente più alta, insomma, è un po' diverso, cioè è sicuramente, come ho detto prima, è sicuramente un prodotto che si ispira al dwarf, ok? È inutile che diciamo il contrario, però voglio dire, ci sono milioni di altre cose che si ispirano ad altro, ok? Atomizzatore che da me amato, che si carica da sotto, ok? Impossibile, ma veramente questo è impossibile, capisci, eh? Cioè questo neanche il vapor meno attento lo può far pisciare. E dopodiché prendete e ce lo cacciate sopra. L'atomizzatore è fatto bene, le finiture sono fatte bene, gli o-ring tengono bene, è facile, è molto 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 facile. Questo è un altro di quegli atomizzatori che volendo per gli entry level alla grande, ok, diciamo per gli entry level nel senso per chi comincia a, come si chiama, a rigenerare, ma alla grande proprio, alla grande. Riprendo il drip tip, ok. La coil mi è uscita da 0,86 perché gli ho fatto 5 spire di Cantal. Ho fatto Cantal 28 gauge, 5 spire. Non ho fatto le mie 6 di Mi 80 perché ho paura, perché mi scalda un po' tanto, nel senso che essendo la campana piccola voglio comunque mantenerlo. Non voglio mai, a me non piace mandare mai troppo in alto come si dice, la temperatura. Niente, lo assaggio, dovrei bere, ammetto, probabilmente, ma svapo. Ostire. Allora. Cazzo, 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 cazzo. Allora, questo liquido l'ho provato già da 5-6 atomizzatori. È il primo così piccolo che ci metto. Si sente, fa sentire. Allora, è molto bello questo atomizzatore, è molto bello perché pur essendo così piccolino, voglio dire, lui vi dà vi dà indietro molto bene tutto quello che c'è all'interno, abbastanza sfaccettato, abbastanza diviso uno dall'altro. Cioè qui c'è il perique e si sente bene il perique, c'è il Black Cavendish e si sente molto bene il Black Cavendish, con una nota che mi dà l'impressione essere la nota fondamentale o la nota base del liquido, che è il Kentucky. Il barley ovviamente darà rotondità alla cosa, non è mai un liquido che lui si fa sentire così tanto, ok? Mentre, insisto, il fruttato, okay, del perique e la nota fruttata del perique e del Black Cavendish esce molto bene, escono molto bene. E danno corpo, va bene, alla terrosità, alla legnosità del Kentucky, ok? Ragazzi, abbasso un po' sto sottofondo, il tiro è fluidissimo. Il tiro è fluidissimo, la fumosità è ottima, l'avete visto, è grasso, corposo, anche l'aroma è veramente molto 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 corposo, dove con corposo intendo ricco, cioè vi dà veramente tanto 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 aroma. Ragazzi, questo atomizzatore mi sta entusiasmando alla grande, ve lo dico, e non è perché ci hanno regalato 20 euro di atomizzatore che lo sto dicendo. Ok, questo l'hanno mandato, è buono, è veramente tanto 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 buono. Credo che per alcuni tipi di liquidi, soprattutto per misture di questo genere o magari anche leggermente più chiare, sia l'atomizzatore, chiamiamolo l'atomizzatore definitivo, va bene, è un atomizzatore molto molto strutturato. Io l'ho provato anche con un Latakia, ok, in purezza. È venuto molto buono, è venuto molto buono per quelli che sono i gusti di chi svapa generalmente la tacchia. Per me invece è venuto qualche cosa che non è esattamente non è esattamente il mio gradimento, va bene? Però è veramente, veramente, veramente tanto buono. Ragazzi,
costerà un cazzo. Sto parlando in questa maniera per questo motivo. Poi l'ottimizzatore, insisto, che va bene. Tendenzialmente io non ho niente contro i cloni, va bene, proprio niente. Non ci trovo niente di male che uno decida di comprare i cloni, non ci trovo niente. Però ragazzi, con sta roba qua, con il Siren, con l'Ashton, con il Berserker, con lo stesso X-Pro V4 che è molto buono, imparato a rigenerare, è veramente cosa che io ho fatto fatica a fare. È veramente tanto buono, cioè con 40 euro ragazzi si può svapare alla grande. E vabbè, decidete una volta ogni tanto provare a fare puntate sull'usato. Io compro un sacco di roba usata ragazzi, io compro veramente un sacco di roba usata e invece di pagarla al 100% la pago al 70%, ma tanta roba usata compro, e chi mi conosce lo sa perfettamente. A me piace parlare di questa roba perché questo, ok, è sicuramente un'ispirazione, però voglio dire, allora, no, perché pare brutto, però allora anche altri atomizzatori si sono ispirati ad altro, va bene? Anche atomizzatori fatti qua in Italia si sono ispirati ad altro. Ok, i cinesi in questo caso si sono decisamente ispirati a un prodotto e l'hanno fatto molto, 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 molto simile. Perché lo speed da 14, la prima delle due versioni aveva così tante differenze dal Viper V2, voglio dire. Cioè, tutta quella serie lì è stata ispirata da quella roba lì. Evidentemente, quindi, allora se lo fa qualcuno nei confronti, cioè, questo è sicuramente un atomizzatore che assomiglia molto a qualcos'altro. E gli assomiglia molto, sono d'accordo, però gli assomiglia molto, intanto gli assomiglia molto. Ha le sue caratteristiche, ha delle sue peculiarità, la cosa, la coil si rigenera senza dovergli mettere sopra la campana e quindi comunque è leggermente più semplice. Ci sono quattro, la campana è leggermente più ampia, quindi comunque gli fa prendere un po' più di aria. Ragazzi, qua l'aria viene presa direttamente dal coso, eccetera. Questo non piscia, potete sbatterlo dove volete. Questo non piscia neanche se volete. Quella cosa sotto coil, che è la presa dell'aria, l'airflow, funziona da Dio una volta appoggiato, una volta che è lì. Finché non è rigenerato, in effetti sembra ballerino. Ma una volta che è lì, è lì. È un atomizzatore della Madonna, ragazzi. È un atomizzatore della Madonna che costa 30 euro. E insisto, non è perché ha Hug Vape ci ha mandato una merda di atomizzatore, che lo sto dicendo, ok? Perfetto. Però me l'hanno mandato. Però me l'hanno mandato. Ma vi prometto che se manderanno una merda, o non ve ne parlo, oppure finisce che ve ne parlo come una merda, ok? Ve lo prometto, ok? Non è perché l'hanno mandato, l'hanno mandato e a me piace provare, cazzo lo provo e vi sto dicendo che è buono. Ma è tanto buono, non un po' buono, ragazzi. Non sto dicendo ma è una via di mezzo. No, 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 questo è una bomba, ma una bomba assoluta, questo. Io lo adoro il dwarf. Io lo adoro il dwarf. Oh, ok? È molto vicino al dwarf, ma non per forza. È molto vicino. Se la gioca con il dwarf, ok? E costa quantomeno metà. Mi dispiace, non, scusatemi, cioè, cioè, mi dispiace per i signori di KVL che come cacchio si chiamano, non mi ricordo più. Non, è buonissimo. Il giorno in cui faranno della merda, vi dirò che faranno della merda. Anche il liquido è una bomba. Ha un tiro perfetto, ragazzi. Il tiro è un guancia meraviglioso. Io gli altri foro sottocoglio non li ho neanche provati. Non li ho provati perché è perfetto il tiro, è perfetto. Questo per uno che ci vuole mettere dentro un American Blend, che vuole una sigaretta, eccetera, è fantastico. È piccolo, lo mettete su una box piccola, è fantastico. Grazie per avermi seguito. Venite, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina, mettete un like se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto lo stesso. Mettete un commento, ditemi che cosa pensate. Ripeto, non lo ripeto più, basta. Non c'entra niente contro cloni, cose, eccetera. Questo è un signor prodotto che non costa un cazzo, ma un signor prodotto.
Chi ha amato il salt, ok, di cui io ho fatto il video, ma che come vedete non me lo vedete più perché l'ho venduto, ok, questo gli dà 10 giri al salt. Questo gli dà 10 giri al salt, ma 10, ok, 10 giri. Iscrivetevi al canale, mettete la campanellina, mettete un like, venite a iscrivervi su Facebook, venite a seguirci sulla pagina Instagram, andate ad ascoltare la musica, metteteci il cuoricino e ci mettete la musica che vi piace di più e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! No, non costruca.